Salve ragazzi, sono Lady Nightingale e bentornati alla nuova puntata della Disney Legacy Challenge. Dunque, da quando è che non gioco a questa challenge? Da un mese più o meno, forse di più. Comunque, finalmente ho un po' di tempo per registrare, ho fatto l'esame, l'ho superato, nel caso vi interessasse, in ogni caso. Ho fatto un makeover a Georgiana, l'ho fatta un po' più casual, perché voglio dire, con 7 figli, il tacco 12, insomma. Non so fino a che punto sarebbe stato pertinente. In ogni caso ho fatto un makeover anche a James, solo che... mettiamo in modalità play. Comunque, ho fatto un makeover pure a James, che non so se vi ricordate, in pratica. James appena passato d'età era per qualche motivo scomparso ad un certo punto. Solo che, non so, l'abbiamo ritrovato con un semplice click, quindi... niente, eccolo qua, non mi ricordo se, insomma... ho ancora il video del suo makeover oppure no, mi ricordo di averlo fatto, ma... non mi ricordo se ce l'ho ancora, in ogni caso, non so dove monterò i due video dei makeover, insomma... vedremo, vedremo. Comunque... oh... tra l'altro io a Jay Huntington il tratto di ha paura di impegnarsi gliel'ho cambiato in orientato alla famiglia, solo che non so perché, ma ha ancora questi piccoli umoretti che dicono che si sente intrappolato. Beh, non ne ho idea, ma per punizione gli farò pulire la doccia.
Ah, tra l'altro Georgiana è incinta. È incinta, non... Sì, è al terzo trimestre, quindi non so, a breve avrà il secondo bambino. Non so, vedremo come chiamarla ancora. Sinceramente sono molto molto propensa verso Esmeralda, oppure... c'era un altro nome che mi piaceva, ma adesso non mi ricordo proprio. Esmeralda, di sicuro, non so perché. Ah, sì, giusto, perché l'altro giorno, insomma, siamo andati al compleanno di un mio amico, abbiamo cantato il karaoke, cioè il karaoke Notre Dame de Paris, quindi mi sono fissata col nome Esmeralda. Oppure... Diana... Non sono sicura. Se voglio continuare la tradizione dei, insomma... dei reggenti d'Inghilterra, per cui abbiamo già un Giacomo I, che è James, magari sarà un'Elisabetta o una Victoria o una Maria Stuarda, oppure non ne ho idea, sinceramente. Non ne ho idea. Comunque. Vediamo un poco, vediamo, vediamo, vediamo. Tra 8 secondi, 7, 6. Ok, vabbè. Già, Huntington tra pochissimo, ma tra pochissimo proprio al lavoro. Abbiamo abbastanza soldi da poter espandere. Abbiamo 7.000 simoleon. Non sono tanti, ma sono abbastanza da espandere, ma non voglio ancora farlo. Perché voglio lasciare che Georgiana dipinga un altro po', insomma. In modo da arrivare almeno a 10-15 mila simoleon, e in quel momento, insomma, espanderò la casa. Magari, no, non so ancora cosa farò, perché, ragazzi, lo sapete, questo gameplay è diverso dalla famiglia Price, perché, insomma, nella famiglia Price, insomma, avevamo soldi, avevamo case, dovevamo solo creare dei drammi, voglio dire, mentre insomma... Nei gameplay come la Disney Legacy, per esempio. Ok. Dai, sostituisci, sono solo 80 simoleon. Comunque, nei gameplay come... non lo so, la... Perché va così veloce? Ah, veloce... Ah, ok, perché è tornato James. Ok, James, che fai? Sulla panchina da solo. Compiti? Va bene, fai compiti. Comunque, stavo dicendo... Purtroppo il gameplay della Legacy, insomma, della Disney Legacy, è diverso perché fondamentalmente non possiamo usare il trucchetto dei soldi, dobbiamo guadagnarci tutti noi, per cui non è un gameplay di storytelling, ma è un gameplay, insomma, di skill building, quindi dobbiamo, insomma, aumentare le abilità, guadagnare soldi e, insomma, costruirci una casa nuova, poi finché non toccherà al nostro erede fare, insomma, la stessa cosa. E vabbè. Voglio farvi vedere. James che è identico, davvero identico a... al padre, a Jay Huntington. Solo che Jay Huntington, voglio dire, non è la persona più bella del mondo. Per cui... Chi è questo tizio? Questo bambino, Max Escamilla. Vabbè. Comunque... Jay Huntington è sicuramente un ragazzo affascinante, che ha tantissimo, tantissimo fascino, solo che non è proprio tra i più belli con cui creare i figli. Per cui spero che almeno il nostro erede insomma, non prenderà in futuro i tratti di Jay Huntington, altrimenti dovrò mandarlo o mandarla un attimo. Insomma, farsi un intervento di chirurgia plastica o non lo so, vedremo come fare altrimenti, perché su queste cose non mi piace imbrogliare, voglio dire. Se il bambino è nato con una certa faccia, al massimo mi posso fare un makeover, ma non modifico mai i suoi tratti, per cui se sono così sono un po' moralista, un po'. Voglio vedere Giorgiana a che ora finisce. Lavora normalmente. Finisce alle 5, sono le 4, sono quasi alle 5, quindi voglio velocizzare un secondino perché voglio dire, non ci interessa vedere James che fa compiti nel parco. Comunque, questa roba si può già raccogliere, solo che non so se la voglio raccogliere perché voglio dire,
Oh, chi ha avuto? Ah, Giorgianna ha avuto una promozione, bene. Ok, ha ricevuto un bonus di 464 simoleon e lo studio del corpo umano, che sono degli sketch tipo che io adoro. Quindi li andremo un attimo a mettere in casa. Ok, perfetto. Sì, è proprio lui. Vediamo. Oh, non mi sono accorta che c'era pure questa cosa. Vabbè, questo lo lasciamo qua. Non so quanto spazio occupano. Ah. Ok, con tutto che insomma si può attivare l'aura e bla bla bla, quindi no, G. Huntington non può attivare l'aura perché sta al lavoro. Attiva l'aura emozionale, così sarà sempre ispirata quando dipinge. La gravidanza non sta andando bene per, insomma, per la nostra Giorgiana, perché è sempre stanca, voglio dire. Sempre stanca, affaticata, affamata, deve andare in bagno e così via, per cui la mando un attimo a cucinare e mangiare qualcosa, se non c'è niente in so. Oh no, c'è l'insalata. Cioè, James non può neanche svuotare la macchinetta del caffè, che feta. Comunque, oh mio Dio, perdonatemi, cosa è successo? Giorgiana, vai. Voglio vedere il pancione di Giorgiana. Bellissimo. Ok, perfetto. Giorgiana tutta disinvolta. Un altro figlio. Mannaggia. Secondo me, quando nascerà questo bambino, Giorgiana sarà tutta. Ok, meno due, altri cinque. E poi potrò andare a spassarmela con Don Lotario, voglio dire. Don Lotario è un'icona di questo gameplay, vi giuro. Lo adoro. Voglio vedere come va la performance lavorativa di Angie Huntington. Va bene, voglio dire. Non ci lamentiamo. A che ora finisce? Alle 7? Sono le 5. Non so se avrà una promozione nel caso. Va bene così. Mangiati l'insalata, cara Giorgiana. Non so se James ha finito di fare i compiti, ovviamente no. Infatti, dopo la doccia andrà a finire i compiti e poi potrà andare pure a giocare, perché voglio dire, non deve fare nient'altro. È ancora studente di grado C, non appena arriverà al grado A. Grade, oh mio Dio, voto C. Non appena arriverà al voto A, lo potremo, insomma, far passare l'età. Per cui, tra l'altro, non appena nascerà questo bambino, e sarà diventato un bambino, quindi non più un neonato, andremo pure in campeggio. Almeno, sono questi i miei piani, voglio dire. Non sono sicura cosa voglio fare, anche perché non voglio. Ok, meglio. Banconi spariti. Ok. Comunque, stavo dicendo, non vorrei sprecare soldi in un campeggio, insomma. Voglio vedere i suoi. Ok. Come si porta avanti l'abilità mentale? Attraverso gli scacchi, scrittura, telescopio. Ok. Quindi andiamo qui. Oh mio Dio, dov'è? No, no, non è qui. Non è qui. Non è qui. È lì. È lì. G. Huntington ha preso lo stipendio. Vai qui e gioca a scacchi, così ti diverti pure. A mangiare, non so se qualcuno ha lasciato. Ecco, quando serve a te, nessuno cucina niente qua in mezzo. Sono io, non c'era prima questa barca. Ma quanti bambini? Oh mio Dio.
Quanti cavolo di bambini? Cash, Shilling e Max, dopo questo l'abbiamo già visto. E questo? Skylar E. Boh. Comunque. Oio. No, Georgiana, vai a svuotare questo. No, Georgiana, no, svuota questo. Fatti un caffè. Devi andare a dipingere, ma tipo per forza. Tipo per forza, per forza. Ok. Fai caffè. Fai il caffè, fai il caffè. Allora. Ok. Jay Huntington, come stai? Don Notario, si interessa se chi? Ma chi? Ah, se Jay Huntington vuole andare a casa sua a. Boh, no, non vogliamo andare a casa di Don Notario, anche perché abbiamo tante cose da fare. Il giardino. Ha bisogno di essere annaffiato, lo faremo quando le piante si seccheranno perché. Sinceramente adesso non mi va per cui. Ah, boh. Ah, Jay, vai a mangiare. No, non cucinare, non cucinare, non cucinare! Oh mio Dio, non cucinare. Non vogliamo cucinare. Vogliamo mangiare. Che cos'è questo? Caffè, boh. Caffè nel frigo, ok. Ok, Giorgiana. Bevi il caffè. Usa questo. Mentre bevi il caffè, possibilmente. E poi vai a dipingere perché abbiamo attivato l'aura. Emozionale. Oh mio Dio, che sta succedendo? Abbiamo attivato questa cavolo di aura. Sì. Ma che pipì. Senza ovviamente scaricare, cioè tirare lo sciacquone. Perché ok, perché devo scaricare. Ho dovuto posare il caffè per farlo. Bevetelo però. Lavati. Babbo. Che stai facendo al buio in un parco, cioè quasi buio in un parco deserto? Gioca a scacchi, ovviamente. Voglio dire, perché no? Perché no? Oh mio Dio, che tristezza. Questo succede quando tua madre, insomma, è un'artista disperata in cerca di promozione e tuo padre in realtà non vuole stare con tua madre perché si sente in gabbia. Ti mandano, insomma, a giocare. Al buio in un parco, insomma, a giocare a scacchi poi qui. Scrivi una breve storia. Ok, bisogna scrivere i libri. Giorgiana ha appena bevuto il caffè. Che vai a dormire. Va bene, te lo concedo. Vai a dormire, ma giusto perché. Sì. Chi è? Don Lotario, non ti vogliamo, non vogliamo andare alle rovine, no? Siamo un uomo quasi sposato adesso, con un figlio e mezzo, insomma. Voglio vedere qua che sta succedendo. Fa una cosa, bambino, James. Vieni qui, usa il bagno. Vai a dormire. Già hai bisogno pure tu di un caffè? Ah, dobbiamo, non dobbiamo scrivere i libri, dobbiamo leggerli. Ah, ok. È triste perché? Perché è lontano dalla famiglia, ma se. Ah. Ma fanculo.
I tratti di Jay sono veramente, non so come gestirli. Però vabbè. Almeno ti diverti un pochino, voglio dire, a leggere questo cavolo di libro. Almeno. Cioè, voglio dire. Giorgiana. Però è un peccato perché ha solo sonno, altrimenti potrebbe venire qui. È andata in travaglio, ragazzi, è andata in travaglio. Ok. La puntata è inutile, di me che parlavo, ma alla fine. Ma sbaglio, c'è un. Oh mio Dio, c'è un elefantino qui. Oh mio Dio, che carino. Dunque, vediamo. Giorgiana, vai qui e partorisci sperando che. Non so, in realtà non mi interessa se sia maschietto o femminuccio, in realtà, perché. Voglio dire, a me non cambia niente. Basta che una dei sette bambini sia femminuccia, così. Anzi, non so se voglio che l'erede sia maschio o femmina, per cui davvero, davvero, in questo gameplay non mi interessa se i figli sono maschi o femmine. Davvero. Ok, Giannantino si è fatto un mezzo. È un maschietto, per cui fatemi pensare. Abbiamo un James. Gli altri re d'Inghilterra. Edoardo, Henry, Enrico. Sapete una cosa? Mi piace Henry. Henry Windsor. Ok. Ok. Quindi stavo dicendo, Jay Huntington si è fatto un mezzo urlo, dopodiché, insomma, è andato a dormire un'altra volta e va bene così. La faccia di Georgiana, un altro bambino. Ok, sono cattiva, ok. Abbiamo il nostro piccolo, piccolo, come si chiama? Già mi sono dimenticata, Henry Windsor. Voglio vedere se anche gli altri membri della famiglia gli vogliono bene, ma certo. Ecco, per esempio, Jay Huntington vuole bene più a Don Lotario che ai propri figli, il che, voglio dire, mi fa ridere, insomma. Oh mio Dio, perdonatemi, cos'è questa tosse oggi? Comunque. Dagli una bottiglia, un biberon. Accarezzalo. Cambiagli il pannolino. No, sì. E poi vattene a dormire perché. Non so se sia il caso di tentare di fare un altro figlio. Voglio vedere quanto tempo gli resta prima della menopausa. 10 giorni più. 18 giorni dell'età adulta, abbastanza giorni per fare quanti figli vogliamo, insomma. Per cui. Vai a dormire. Giorgia, non ti preoccupare, vai a dormire, non ti faremo fare un altro figlio oggi. C'è Huntington? Hai il lavoro tra 2 giorni? Sì. Tu hai il lavoro tra 9 ore. Non ha ancora dipinto. Per cui, ragazzi, io credo che termino qui questa puntata. È stato un piacere, insomma, parlarvi, insomma, in questo gameplay. Mi è mancato davvero tanto. Non vedevo l'ora, insomma, di tornare a farlo. In ogni caso, se vi è piaciuto l'episodio, mettete un bel pollice in su. Altrimenti condividete. Non lo so, insomma, vedete voi. Se volete insomma seguire altri miei gameplay oppure ricevere le notifiche dei miei video, iscrivetevi al canale. E niente ragazzi, io sono Lady Nightingale e spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!